Buongiorno, buongiorno Abruzzo. Torniamo questa domenica di settembre, questo 9 settembre, che in qualche modo ci accompagnerà all'inizio di una lunga settimana di Teleponte, una settimana intensa perché sulla nostra emittente da domani mattina alle ore 7 tornerà l'appuntamento con Prima di Tutto e anche noi abbiamo anticipato di qualche minuto la nostra trasmissione proprio per farvi compagnia mentre magari vi state svegliando, mentre avete iniziato quella che è la vostra colazione, magari state mangiando tranquillamente il vostro cappuccino a casa perché oggi non c'è la frenesia del lavoro e i nostri studi sono ovviamente già operativi, pronti per partire, per raccontarvi tutta una domenica sportiva particolarmente intensa. Come sapete, Buongiorno Abruzzo vi accompagna con quella che è la rassegna stampa di questa giornata, una rassegna stampa prima di cronaca, poi sportiva, poi avremo il nostro ospite in studio, Gustavo Bruno che avrà il compito in qualche modo di snocciolare, analizzare quelle che sono le questioni sportive di questa giornata. Noi stiamo per iniziare e inizieremo ovviamente leggendo i nostri quotidiani. Tra poco andremo anche a vedere che tempo farà, il tempo naturalmente per tutto l'Abruzzo, anche se oggi è una bella giornata di sole e questa giornata in qualche modo ci sta accompagnando e speriamo ci possa accompagnare ancora per qualche giorno per farci godere questi ultimi scampoli di estate. Allora, dalla regia tra poco mi daranno eventualmente l'occhio per quello che è il meteo, le previsioni del tempo, altrimenti inizieremo subito con la lettura dei quotidiani, magari partendo già dal quotidiano, lo vedete già alle mie spalle, eccolo qui, la prima pagina del quotidiano, il centro muore nello schianto in moto, purtroppo dobbiamo aprire con una notizia di cronaca nera, tragedia a Controguera, la vittima è un giovane di 34 anni del posto, ferite due donne e il 4 scontro mortali in appena un mese sulle strade della Vibrata. E questa è l'apertura del quotidiano. Il centro, poi andremo a leggere all'interno. E poi al centro c'è questa foto di Beppe Grillo, i grillini d'Abruzzo, niente polemiche, pensiamo al voto. Il leader del movimento è in guerra aperta con Favia e i grillini abruzzesi guardano le prossime tornate elettorali e snobbano le polemiche di questi giorni. Poi altra notizia, purtroppo di cronaca nera, oggi che viene riportata anche sui quotidiani nazionali, donna trovata morta a Tagliacozzo, c'è il giallo di un biglietto. E poi i fratelli Pizzi, abruzzesi d'oro, trionfo nel tandem per quanto riguarda le Paralimpiadi. Andiamo alle pagine interne del quotidiano. Il centro, ecco qui l'apertura sull'Abruzzo, Movimento 5 Stelle Abruzzo, grillini pronti per le elezioni verso le regionali, l'articolo di Antonio De Frenza, a Pescara si lavora un comitato elettorale, Grillo è un faro del movimento, ma noi siamo autonomi. E poi Anelli, non abbiamo un gruppo dirigente regionale, siamo orizzontali. E questo naturalmente i grillini che si preparano a quelle che sono le elezioni. Andiamo a vedere invece cosa viene scritto in quelle che sono le pagine dedicate alle singole province, ovviamente quella che abbiamo qui con noi è l'edizione di Teramo, come sapete il centro ha edizioni diverse a seconda delle varie province, eccola qui. Teramo, bimbo nasce disabile, chiesti 2 milioni, famiglia teramana fa causa alla ASL, la mamma aspettava due gemelli, uno è morto mentre l'altro è rimasto invalido, nell'articolo di Gennaro della Monica. E poi in piazza il Sanità Day. 3.000 firme per riaprire il Dipartimento di Oncologia, che comunque secondo le promesse dovrebbe riaprire proprio nella giornata di domani, la giornata di lunedì. Vedremo che cosa accadrà. E poi ancora per quanto riguarda il centro, ecco qui la proposta. Irelli propone di unire Teramo a Chieti e Pescara. Più tardi poi ne parleremo nel dettaglio perché abbiamo anche un servizio realizzato ieri dalla nostra redazione su questo argomento. L'articolo di Barbara Gambacorta al forum sulle province irrompe la protesta dei precari di Teramo Lavoro sugli accorpamenti. Brucchi è scettico, non troveremo una proposta unica. E poi il caso Gammarana, eccolo qui, espropri non pagati, Agostinelli ribatte, per effettuare gli espropri dei terreni che permetteranno la realizzazione del nuovo svincolo dell'8-0, abbiamo già in cassa le somme. L'assessore ai programmi urbanistici strategici Giacomo Agostinelli risponde così ai proprietari dei terreni dove è previsto il passaggio della nuova via di comunicazione, rassicurandoli sui soldi. E poi ancora, in piazza, gli atleti di 100 discipline. L'articolo di Gaetano Lombardino che presenta sport sotto le stelle, negozi aperti, musica, funamboli ed esibizioni anche di boxe cinese, pensate, equitazione e golf. Una notizia che poi anche ieri abbiamo riportato nel nostro telegiornale, vino meno 15%, la produzione cala per siccità in Abruzzo, ma la qualità del vino, assicurano gli esperti, dovrebbe essere migliore.
e poi in basso in mille per Federica e Serena. La notte di musica allo stadio per ricordare le due ragazze morte nel sisma dell'Aquila del 2009. Note su Ali di Farfalla. Si sono ritrovati venerdì sera gli amici di Federica Moscardelli e Serena Scipione, che erano scomparse tragicamente durante il terremoto del 2009. Due ragazze, due studentesse teramane di medicina. E domani si avrà una giornata molto molto particolare, perché vedete i test per l'ammissione veterinaria, 500 ragazzi alla selezione di domani, record, pensate, di aspiranti iscritti alla facoltà, ma i posti disponibili sono solo 70. Il preside Marsilio: quest'anno ci saranno più controlli per evitare polemiche. Questo è il periodo dei test di ammissione per università, veterinaria, medicina, farmacia, poi a ottobre toccherà anche a scienze della formazione. E poi Montorio cambia la viabilità, da domani i nuovi sensi unici. E poi la curiosità che in questi giorni sta un po' interessando non solo la provincia di Teramo ma tutto l'Abruzzo, relativo alla nuova fontanella di Sant'Egidio che eroga acqua naturale, acqua frizzante. La nuova fontanella sembra un bancomat. Per quanto riguarda il centro, noi ci spostiamo, ecco qui la notizia con la quale il centro aveva aperto nell'articolo di Lorenzo Colantonio. Ci sono delle immagini tragiche: muore a 34 anni nello schianto in moto, la vittima è Giacinto Pettinari, a Controguerra, ferite due donne che viaggiavano su un'auto, è la quarta tragedia da agosto. La morte lo ha atteso alla fine di quella salita. Giacinto Pettinari, in sella alla sua moto che agiva, non ha fatto in tempo a schivare la Renault Twingo che in direzione opposta svoltava a sinistra verso il ristorante La Pineta tra Nereto e Controguerra. Pettinari purtroppo aveva 34 anni ed è morto sul colpo. Ai familiari ovviamente le nostre più sentite condoglianze, anche se in questo momento le parole ovviamente purtroppo contano davvero poco. Era questa la notizia di cronaca del quotidiano Il Centro. Noi ci spostiamo a leggere l'altra notizia con la quale noi abbiamo aperto ieri sera il nostro telegiornale. Come vedete, oggi è una giornata purtroppo ricca di episodi di cronaca, anche se questo è un episodio di cronaca che è andato con un lieto fine. Martinsicuro, ragazzi filmano e incastrano il pedofilo, un gruppo di quindicenni fa denunciare il pensionato che si spoglia davanti a un loro amichetto. Hanno filmato e fatto denunciare l'uomo che il giorno prima si era denudato davanti a un loro amico quindicenne sul lungomare di Villarosa. E poi a Nereto c'è una polemica: il sindaco vietato giocare a palla in piazza. Il sindaco Minora dichiara: devo difendere la quiete dei residenti, nella notte però buttano giù dei vandali la statua di Ranalli. E poi a Colonnella, quindi sempre vibrata, caso biomasse, le nuove accuse di Stanislao, le prove, è stato il sindaco ad autorizzare la centrale. Questa era la pagina di Teramo. Il centro ovviamente però riporta anche quelle che sono notizie delle altre province, ma prima c'è una notizia che vi segnaliamo relativa a Giulianova. Un quartiere denuncia: noi allagati da 16 anni, la protesta di un gruppo di residenti del Bivio Bellocchio, acqua e fango dalla collina che si trova dietro le nostre case, ma nessuno fa niente. E poi ci sono queste altre notizie, rapidamente al porto, la barca degli studenti, sempre a Giulianova, fa tappa la crociera a vela del Ministero dell'Istruzione. Ma poi ci spostiamo alle altre provincia di Chieti, eccolo qua, Sixty, i due operai scendono dal tetto. L'articolo di Sipo Beverelli: l'amarezza dei lavoratori costretti a fare marcia indietro per paura di azioni legali e di essere licenziati. E poi a Chieti il piano industriale è scaduto di Natale della CISL, sono a rischio almeno 250 posti di lavoro. Questo per quanto riguarda la provincia di Chieti. Andiamo a Pescara, altra notizia: sequestrate 600 tonnellate di olive. I carabinieri dei NAS trovano 4.000 fusti di provenienza ignota in un'azienda in cattive condizioni igieniche. L'articolo è di Melissa Di Sano, qui ci sono ovviamente le immagini. E poi in basso, sempre a Pescara, cancellato il murale dedicato a Flaiano, il palazzo privato che dà sul Largo dei Frentani ha preferito l'anonima vernice ad un'opera d'arte. Poi vi diamo anche una bella notizia, magari qualcuno a casa non ne sarà felicissimo, sarà un pizzico di invidia, ma in questi casi è più che giustificata. Con un biglietto da 5 euro vince mezzo milione. La dea bendata bacia un cliente del Bal Royal di via Davalos a Pescara. Il titolare del locale, non a caso il gratta e vinci, giustamente si chiama una barca di soldi. E poi sempre in via Davalos, anziana trovata morta in casa. E poi il PD, iniziative per rifare l'Italia, incontro con Fassina all'Apollo. E questo in qualche modo quello che riguarda la pagina dedicata a Pescara. Noi ci spostiamo ad Avezzano, donna muore
la notizia di cui parlavamo prima, l'omicidio con una coltellata al cuore, tagliacozzo, nell'articolo di Roberto Raschiatore, mistero su un biglietto trovato nell'auto della commerciante e sui collegamenti con un delitto di 23 anni fa. E poi 34 indagati per questa truffa con finti incidenti, nei guai imprenditori, avvocati e un medico, nell'articolo di Giampiero Giancarli, due persone accusate di voler bruciare l'auto di un funzionario comunale. Qui vengono riportati i nomi, l'età e la professione di tutti gli indagati. Il legale però che difende alcuni di questi indagati, dichiara l'avvocato Massimo Manieri, che assiste alcuni indagati, molte accuse cadranno. Quindi vedremo come andrà a finire, siamo ovviamente all'Aquila. E poi vi segnaliamo, per chiudere questa parte di rassegna stampa dedicata al centro, questa notte con le star, l'Aquila folla in Piazza Duomo per il maxi concerto di Emergency, mentre da stasera partirà il concorso di Miss Italia. Noi abruzzesi tiferemo per Alessandra del Castello, Romina Pierdomenico e Lorenza di Cesare in passerella Montecatini Terme, Romina, Lorenza e Alessandra. Era questo il quotidiano Il Centro, che vedete anche alle mie spalle nella nostra scenografia. Allora facciamo così, noi dobbiamo leggere anche gli altri giornali, ma dobbiamo avere il tempo magari di sorseggiare un caffè caldo. Ci fermiamo, ascoltiamo le previsioni meteo, vedremo quale tempo farà quest'oggi sul nostro territorio abruzzese e poi torneremo con gli altri quotidiani. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici, sereno sui settori orientali. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi, sereno sulle zone adriatiche. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 30 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 28 e 31 gradi sulle coste. Venti deboli a regime di brezza, adriatico calmo o quasi calmo. Insomma, le previsioni lasciano sicuramente ben sperare, abbiamo visto tutto sole, anche meteotermo.it ci ha assolutamente rassicurato. Andiamo avanti, Il Messaggero, ovviamente lo dico a beneficio di chi ci segue, le notizie che abbiamo già dato, che abbiamo già letto magari su altri quotidiani, le leggeremo molto più rapidamente. Qui l'apertura, vedete, del Messaggero Abruzzo, l'altra del Centro è dedicata allo schianto in moto, qui invece muore a coltellate giallo, il giallo di tagliacozzo, omicidio o suicidio, c'è un maggiore approfondimento, la donna aveva 44 anni, gestiva un negozio di alimentari a San Donato, trovata in un campo, accanto a lei c'era la lama, un biglietto nella sua auto, due adolescenti detective riprendono invece con i cellulari, questa è l'altra notizia, il molestatore del loro amico. Come vedete l'apertura del Messaggero è dedicato a questi due episodi di cronaca, uno purtroppo con questo giallo della morte di questa donna trovata in un campo, dall'altro invece l'arresto del pedofilo 75enne. E poi a Pescara, sporcizia, olive sotto sequestro, eccolo qui il blitz, i carabinieri nei capannoni trovano polvere, incrostazioni ed escrementi animali, nasse in un'azienda alimentare, stoppa 600 tonnellate di prodotto. Ieri avevamo parlato, insieme ad Antonio D'Amore, avevamo letto sui quotidiani questa notizia relativa ai due contratti internet dell'ASL aquilana. Oggi vi aggiungiamo qualcosa, grazie al Messaggero la regione fu informata. E poi ancora regata dei confaloni, spettacolo a Pescara. Per quanto riguarda di spalla lo sport, il Lanciano sfida l'Ascoli per la prima vittoria. Oggi ricordiamo non si gioca in Serie A, si gioca soltanto nel campionato di Serie B e poi ovviamente Lega Pro, Serie D, Eccellenza, ma poi ne parleremo. E poi le Paralimpiadi, l'onore dei Pizzi, il loro tandem è d'oro. Andiamo alle pagine interne del quotidiano Il Messaggero, perché il quotidiano Il Messaggero dedica ampio spazio a tutte le province. L'Aquila, truffa dei finti incidenti stradali, c'è anche un attentato incendiario, due dei 34 indagati volevano bruciare l'auto di un geometra comunale, mentre poi in basso abusi edilizi, quattro persone a giudizio diretto di Marcello Ianni nel mirino l'immobile di via Vicentini che prima del sisma ospitava gli uffici dell'anagrafe. E poi questa è una notizia che riguarda l'Aquila, ma in qualche modo speriamo che
non possa interessare tutto l'Abruzzo. IMU stangata sulle case sfitte, le misure del comune, bonus per i contratti in canone concordato o a fini sociali, locazioni in nero, si legge in articolo di Antonella Calcagni, o seconde abitazioni vuote, scatta il giro di vite. Stangata dunque sulle case sfitte e poi autonoma sistemazione, caccia ai furbetti, al via il terzo censimento per 9.000 persone, il beneficio garantito solo fino a dicembre. E poi università, numeri positivi per borse di studio e alloggi. Una buona notizia naturalmente per gli studenti, sono 1.864 le richieste di borsa di studio presentate all'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, l'AZU. La scadenza del bando era lo scorso 3 settembre. E poi ancora, donna morta in un giallo, eccolo, in un campo è giallo, aveva profonde ferite all'addome, nella sua auto, qui c'è un elemento in più, un misterioso biglietto. E poi Pescara, non è più tempo di campanili. Politici bocciati dall'economia. Nell'articolo di Saverio Occhiuto, il rilancio degli imprenditori, area metropolitana e macro regione. E poi in basso Sant'Eufemia, i tre confini che non rompono l'isolamento, il comune in bilico tra Aquilano e Chietino, il sindaco Crivelli, quello che conta, dice giustamente, sono i servizi e la mobilità. Una notizia per molti fedeli. Davide De Amicis scrive: così ha insegnato la carità, Don Natoli lascia l'incarico di abate di San Cetteo, un prete nel cuore dei pescaresi, tra i nuovi impegni anziani e malati. E poi ancora ci spostiamo, ecco qui la notizia di Pescara, 600 tonnellate di olive conservate nella sporcizia, scattano i sigilli del NAS per un'industria abruzzese. Vi segnaliamo queste due notizie sul Messaggero: benzinai e tabaccai nel mirino e la mala del weekend, e poi il giallo aggredito e accoltellato sotto casa da un falso postino. Prestate particolare attenzione, siamo nella provincia di Pescara. E poi ancora ci spostiamo. Notizia simpatica che vogliamo sottolineare di Laura Valentini in questo articolo: l'equipaggio pescarese con il lutto per i pescatori morti, parliamo della regata, sfida a colpi di remo e il giorno dei gonfaloni, 9 marinerie in gara nelle acque del porto. E ci spostiamo ancora, cambiamo la nostra provincia, andiamo a Chieti, purtroppo si parla di lavoro, abbiamo perso, scendiamo, la mara resa degli operai della Sixty, finita l'occupazione dello showroom, è una sconfitta di tutti, nessuna risposta alle richieste di chiarimenti del Ministero, a rischio la cassa integrazione. E poi università, all'ospedale militare, il rettore frena, non ho i soldi. Di Giuseppe Antonio intanto annuncia un tavolo sugli immobili proprietà dello Stato. E poi a Lanciano, feste, feste, per fortuna anche qualche buona notizia, che gran finale attesa per la Notte Bianca, in programma concerti e danzatori acrobati. E poi per quanto riguarda invece Teramo, eccolo qui, veterinari, abbiamo sottolineato prima la carica dei 500, domani la prova selettiva ha confermato il trend che vede la facoltà in ascesa, poi la notizia di cui abbiamo già dato conto del pallone vietato in piazza a Nereto, atto vandalico per ritorsione, e qui invece Cerulli Relli rilancia l'idea della provincia Appennino-Adriatica. La nostra redazione proprio ieri sul tema delle province ha realizzato un servizio. Ascoltiamo il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra. Presidente, il tema del riordino delle province è sulla priorità dell'agenda politica. Come vi state muovendo in questo frangente? Ma noi come provincia di Teramo abbiamo annunciato e deliberato il ricorso al TAR del Lazio perché riteniamo che la legge sia iniqua, inopportuna, fuori tempo e soprattutto non raggiunge quelli che erano gli obiettivi iniziali, quelli dichiarati almeno, cioè dal riordino, anzi dalla soppressione veramente, però poi dal riordino delle province si avrebbe dovuto ottenere un risparmio dei costi della politica che neanche la legge è riuscita ad individuare, a quantificare, a determinare, perché non ci sarà nessun risparmio, sarà caos e maggiori spese. Io continuo a contestare le varie ipotesi che si fanno e le varie tesi che si portano in giro sulla necessità di questo riordino. Io non, davvero non ne vedo la necessità, anzi ne vedo la inutilità e la dannosità. E quindi noi proseguiamo sulla nostra strada, faremo questo ricorso al TAR Lazio, che ha tutto un suo percorso giuridico, e noi lo percorreremo tutto quanto fino alla fine, poi vedremo se troveremo ascolto. Naturalmente non siamo soli in Italia a fare il ricorso al TAR, ci saranno altre province, diverse province che lo faranno, e speriamo che questo contribuisca a fermare questa legge iniqua.
Nuovamente in diretta su Teleponte, buongiorno Abruzzo, sono le 9:25 minuti e il buongiorno che la nostra emittente vuole dare all'intera regione Abruzzo. Teramo, eccoci qua, torniamo sul Messaggero, veterinaria alla carica dei 500, ne stavamo parlando prima, la notizia anche sul Messaggero che si masturba davanti al ragazzino orco firmato dagli amici del minore nell'articolo di Teodora Poeta. Poi vi segnaliamo questa iniziativa, questa notizia, divertiamoci a quattro zampe, pomeriggio dedicato ai cani, un'iniziativa che si svolgerà oggi dalle 17 al centro commerciale Gran Sasso, mentre sabato tornerà l'evento Sport sotto le stelle. E poi ecco qui a Giulianova l'articolo di Francesco Marcozzi, crateri richiusi, tutti in spiaggia e risolti i problemi dei canali a mare con gli operai del comune e della patrimonio, l'arenile nuovamente affollato dopo una nottata di intenso lavoro. Allagamenti a Pineto, il comune vara una commissione d'inchiesta. Per quanto riguarda invece Roseto, Cirsu Rifondazione chiede più trasparenza, nell'articolo di Sara Roccheggiani, ne abbiamo parlato anche noi ieri nel corso del nostro telegiornale, vacanza sportiva da Roma, ospiti a Tortoreto, 200 nonni, nell'articolo di Michele Narcisi. E poi ad Alba, l'assessore Viviani passa al contrattacco, contro di me una polemica artificiosa, dettagli nell'articolo di Bernardo D'Eugenio. E poi a Giulianova, spaccio di eroina ad Ascoli, madre e figlio ai domiciliari. Questo per quanto riguarda il quotidiano Il Messaggero, poi torneremo sul Messaggero per ciò che concerne il discorso legato allo sport. Ci spostiamo al quotidiano Il Tempo. Ovviamente il tempo dedicato ad Abruzzo e Molise, ve lo vado a sistemare anche perché tre quotidiani, anzi quattro quotidiani, ognuno con un formato diverso, cerchiamo di metterlo a favore della nostra telecamera. Il WWF diffida la regione, apertura diversa, via il cementificio. Nell'area pescarese aumentano i casi di malattie respiratorie, aria pessima a Spoltore. Il Tempo punta su questa notizia, polveri, pensate, oltre i limiti di legge, nel mirino il rinnovo dell'autorizzazione all'impianto. E poi anche qui l'apertura centrale, i NAS sequestrano 600 tonnellate di olive. La notizia della prima pagina, già letta anche su altri quotidiani, anche qui c'è spazio, anziana trovata senza vita, qui però si parla di una donna di 76 anni trovata morta ieri sera nell'appartamento in via Davalos a Pescara. E poi finti incidenti stradali, 34 indagati per truffa, e poi Molise, fronte comune contro le trivellazioni. Per quanto riguarda le pagine interne del quotidiano Il Tempo, naturalmente io non mi sono soffermato sulla zona alta, donna morta d'un podere, ne abbiamo parlato a Tagliacozzo, e poi il pedofilo filmato con i telefonini. Insomma, evitiamo di ripetere altre le stesse notizie, anche se poi ovviamente ogni giornale aggiunge dei particolari, aggiunge delle notizie in più che possono in qualche modo arricchire il nostro bagaglio di conoscenze. Eccole qui, le olive in salamoia, questa è l'apertura tra gli escrementi, sequestrate 600 tonnellate, il valore commerciale supera il milione di euro, azienda chiusa. E poi per quanto concerne Pescara, vi segnaliamo questa notizia nell'articolo di Antonio Fragassi, allacci sospetti a casa del presidente. Nel mirino della Procura della Repubblica gli storni selvaggi di acqua a beneficio dei privati, chiesto il rinvio a giudizio, siamo all'ACA di Pescara, per 4 dirigenti e 7 imprenditori. E questa è la notizia di apertura, allacci abusivi senza installare i contatori ad aziende, amici e perfino a se stessi, e danni alla collettività per 700.000 euro. Questa è in sintesi la denuncia di Codice dopo aver letto il provvedimento del PM Gennaro Varone che ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'ACA e di 7 privati al termine dell'inchiesta. Quindi insomma, le accuse più pesanti formulate dalla Procura della Repubblica riguardano il presidente dell'azienda acquedottistica Ezio Di Cristoforo, il direttore generale Bartolomeo Di Giovanni, il direttore tecnico Giancarlo Gennari e il tecnico Giancarlo Ceci. Il danno stimato a carico della collettività, pensate, è di circa 700.000 euro. Insomma, è una notizia che Il Tempo riporta giustamente come notizia di riferimento per questa giornata, e speriamo che possa essere fatta chiarezza. E poi sicurezza, escalation criminale nel pescarese, a Moscufo i malviventi hanno aggredito un benzinaio e portato via l'incasso, 5 arresti per furto di vestiti e cosmetici all'Ocean, e poi a Santa Teresa tabaccaio reagisce e mette in fuga i rapinatori, quindi aumenta purtroppo il crimine nel pescarese.
e poi fuori la lista dei 150 nomi, la polemica dello stadio gratis, poi sentiremo Gustavo Bruno sull'argomento, lettera aperta del vicepresidente del Consiglio Comunale e sì, si dice sì, invece la proposta di vendere l'impianto sarebbe un affare per tutti. Molto interessante questo articolo, fuori nomi, e questo è il senso della lettera aperta che Fausto Dinisio, vicepresidente del Consiglio Comunale, ha inviato a Daniele Sebastiani, presidente della Pescara Calcio, sull'ormai nota, mitica lista delle 150 persone che il Comune avrebbe segnalato alla società per il rilascio di abbonamenti gratuiti. Giustamente Dinisio chiede chiarezze. Poi ancora andiamo avanti. Sviluppo. Nell'articolo di Stefano Buda, la Regione fa presto per le imprese, varato un pacchetto di aiuti da 142 milioni di euro per rimettere in moto il sistema produttivo, sostegni particolari alle aree di crisi con una consistente riduzione del carico fiscale. E poi maxi truffa alle assicurazioni, ne abbiamo parlato, 34 indagati, avvocati, medici, infermieri e carrozzieri tra le persone coinvolte, escono fuori fatture false per rimborso danni. Eravamo all'Aquila, poi andiamo invece a Sulmona. Il cinepanettone fa già boom di presenze, i due attori Alessandro Gassman e Silvio Orlando, protagonisti di Natale coi fiocchi, erano in città a Sulmona per le riprese e i due attori hanno espresso il desiderio di visitare lo storico teatro Caniglia, nell'articolo di Barbara delle Monache. E poi vi segnalavo questa notizia simpatica, trasporto pubblico, gli anziani inventano la pensilina fai da te, una pensilina per aspettare l'autobus e sotto non una panchina ma quattro sedie che gli utenti si sono portati direttamente da casa. Anche la UIL invece non piace l'ospedale a Popoli, bocciata la proposta di trasferire temporaneamente i reparti, meglio i moduli. Sul tempo si riportano ovviamente la notizia di Tagliacozzo, nell'articolo di Reno Giovagnorio, una coltellata all'addome, donna trovata morta nel podere. E poi per l'arte la Pinacoteca trasloca al Teatro dei Marsi, infiltrazioni d'acqua al castello, il sindaco di Pangrazio avvia le operazioni di trasferimento. Era questa la pagina dedicata ad Avezzano, noi andiamo a Chieti, tirata d'orecchie al personale svogliato, come vedete il tempo riporta più notizie diverse naturalmente rispetto ad altri quotidiani. Il presidente Di Giuseppe Antonio ha inviato un richiamo ai dirigenti di settore allegando il codice etico, le raccomandazioni: non accettare regali, non assentarsi e non fare interessi propri. Questo dovrebbe essere l'ABC e speriamo che venga rispettato. L'ATER, primo sgombero del piano antiabusivismo, liberato l'alloggio di un inquilino moroso occupato illegalmente da una coppia di extracomunitari. E poi per quanto riguarda la sanità, i soldi dei nostri ospedali non si toccano, il consigliere regionale Tagliente vuole rassicurazioni sui fondi che si utilizzeranno per il nosocomio di Chieti, il problema a causa della necessità di spostare due reparti chiusi per rischio sismico. Cambiamo provincia, anche in questo caso andiamo a Teramo, il postino, scrive Fabio Capolla, non suona neanche una volta. Da giorni le zone di Piazza Garibaldi, Viale Bovio, Via Dati, Via Zaccaria, senza la corrispondenza, protestano i residenti pronti a chiedere rimborsi per le bollette consegnate in ritardo. E poi la notizia di Sportivamente, di Serena Suriani, ogni strada del centro storico accoglie uno sport, una notte tra musica ed esibizioni di atleti, ovviamente sabato prossimo. Anche qui si riporta notizia del pedofilo che adescava dei ragazzini, che lo hanno ripreso, ovviamente ragazzini muniti di telefonino, i dettagli nell'articolo di Marzia Tassoni. Per quanto riguarda il tempo, noi vi segnaliamo soltanto questa notizia che concerne il Molise, perché tutti insieme contro le trivelle, la deputata De Camillis del PDL e Di Pietro del DV interrogano il governo. E poi, sempre per quanto concerne il Molise, l'appello di Di Pietro al Molise, bastano 20 consiglieri. E questa è una proposta per quanto riguarda naturalmente la regione Molise. Ricordiamo che Teleponte è anche in Molise, al canale 15 del digitale terrestre. A questo punto, noi prima di passare alla città, vogliamo soffermarci su un articolo che oggi viene pubblicato sull'edizione nazionale del quotidiano Il Tempo, dopo tanta cronaca, dopo tante notizie nefaste. Vogliamo segnalare un'iniziativa interessante, la pagina 10 del quotidiano nazionale, eccola qui. Le orfanelle di Atri
si ritrovano dopo 40 anni. L'abbraccio, erano ospiti dell'Istituto di Suore, i ricordi, le speranze e i momenti felici. In questo articolo di Fabio Capolla, Rosetta è cresciuta in orfanotrofio ad Atri nel Teramano, una fortuna per lei trovare negli anni 60, pensate, una struttura che le ha garantito di crescere e di studiare. E allora noi dovremmo avere in collegamento telefonico proprio Fabio Capolla del quotidiano Il Tempo. Innanzitutto buongiorno Fabio. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Allora Fabio, leggevamo in Nazionale, oggi vogliamo puntare il focus, visto che ci sono purtroppo tante brutte notizie in questa giornata tra omicidi, scandali, sprechi, tutti all'italiana, almeno cerchiamo di sorridere, visto che è domenica, con questa buona notizia che tu hai raccontato, hai, posso dire, anche romanzato ovviamente nel tuo articolo, le orfanelle di Atri che si ritrovano dopo 40 anni. Sì, una buona notizia, ah, il direttore Secchi ha dovuto scrivere proprio buone notizie nell'occhiello in rosso, perché finalmente ogni tanto si riesce a dare spazio a quelle che sono storie, tu hai detto romanzate, ma di fatto ogni storia personale di queste ragazze che ormai sono nonne, possono essere dei veri e propri romanzi, perché è una fortuna che la provincia di Teramo dal dopoguerra in poi abbia avuto questa fondazione Ricci Conti. Sono state veramente tante, ho parlato con alcune di loro, con alcuni ex dipendenti, sono veramente tante le storie personali che hanno avuto un buon fine, hanno avuto una vita felice proprio grazie al lascito di Ricci Conti, alla possibilità per loro di crescere, studiare, chi non voleva studiare di imparare un lavoro che poteva essere di ricamo o di cucito e poi uscire e avere una vita sociale normale. Tutte orfane che altrimenti chissà che fine avrebbero fatto. Ecco Fabio, concretamente oggi cosa accadrà? Noi leggiamo, poi ovviamente invitiamo i nostri telespettatori a leggere l'articolo. Oggi ci sarà questo abbraccio, questo si ritrovano dopo 40 anni. Sì, come tanti studenti magari a 20 anni della maturità vogliono rincontrarsi, loro dopo 40-50 anni si rincontrano, si sono lasciati che erano ragazze che affrontavano il mondo dopo una vita da collegio e ognuna con il proprio bagaglio culturale, la propria storia, la propria famiglia e adesso anche i propri nipoti. Quella di Rosetta è una storia particolare, quella con cui ho attaccato il pezzo, perché era una orfanella che quando è uscita si è sentita, diciamo, gli occhi addosso dell'ex segretario amministrativo e alla fine si sono sposati, per cui è nata anche una storia d'amore lì, è una bella storia che ancora oggi dopo tanti anni continua, sono nonni e per molti di loro c'è stato un contatto anche dopo che sono usciti dal collegio, dal orfanotrofio, per altri invece sarà proprio un momento di incontro dopo tanti anni vissuti insieme da bambini e poi scomparsi ognuno per la propria strada. Perfetto, noi ti ringraziamo innanzitutto per la notizia, per avercela un po' spiegata e poi invitiamo ovviamente alla lettura. Inizia la tua domenica, oggi domenica di relax, penso fino alle 2 alle 3 poi si lavora, giusto? Sì, diciamo è così perché poi c'è in particolare per me la serie D da seguire oltre alle cronache di Teramo e dell'Aquila. Ovviamente ci seguirai dalle 14.45 con Studio Stadio. Dopo la partenza di Alonso cambierò canale, vediamo. Ok, va bene. Buona giornata, grazie a Fabio Capolla del quotidiano Il Tempo, quindi questa bella notizia. Chiudiamo la nostra rassegna stampa di cronaca con la città. Anche qui l'apertura è dedicata al pedofilo incastrato con il telefonino, ricordiamo quotidiano della provincia di Teramo, la città, ragazzini che firmano le avanze di un pensionato nei confronti di un amico e lo denunciano e poi ancora l'onorevole Cerulli Relli che sposa l'idea della provincia adriatica. A Giulianova si apre una voragine chiusa via Montello, ma sulla città io voglio segnalarvi una notizia particolare. Ieri avevamo parlato su altri quotidiani di questi falsi incidenti per 300.000 euro, 10 teramani indagati all'Aquila, quindi sono anche dei teramani, ma vi segnalo soprattutto sulla città, eccolo qui a pagina 7, notizia che interesserà molti cittadini teramani, ma non solo, un articolo di Patrizia Lombardi, teatro, avanti tutta sull'area dello stadio. L'assessore Agostinelli, nonostante lo stop al project financing della Straferro, Teramo avrà comunque una nuova struttura. E qui insomma ieri c'era stato lo stop definitivo a questo discorso del project financing e legato alla Straferro, ma l'assessore Agostinelli comunque rilancia e assicura che Teramo potrà presto avere una nuova struttura. E poi ancora vi segnaliamo per la sanità, nessuna
Niente ecografia, eccola qui al consultorio, nessuna novità dunque, 3 anni di attesa per il dottor Roberto Petrella, nulla è cambiata, nulla è cambiato, è passata una settimana dal loro appello, passa il tempo, ma dell'ecografo eliminato dal consultorio di Contrada Casalena e poi promesso dai vertici della ASL nel tardo autunno scorso, non c'è ancora traccia. A parlare la signora R, cinquantenne, teramano, e sua figlia in stato interessante. E poi ancora, per quanto riguarda Alba Adriatica, niente fondi per le aree verdi, ma la colpa non è di Viviani, l'assessore tirato in ballo dai commercianti, replica a Cicchetti, contro di me, montata una sterile polemica, la mira è sbagliata per delle manutenzioni, dice Viviani, scusatemi, dice Viviani, e si occupa esclusivamente il sindaco. E poi per quanto riguarda sempre la città, ecco qui l'ultima notizia, riguarda Morrodoro, ci spostiamo dunque nella vallata del Vomano, autovelox nascosto, non ci interessa fare cassa, siamo per la prevenzione. C'è stata tutta questa polemica in questione per quanto riguarda la questione dell'autovelox sollevata dagli articoli proprio del quotidiano La Città pubblicati negli ultimi giorni relativo a questo autovelox che sarebbe nascosto con la finalità in qualche modo di bloccare quelle che sono le eccessive velocità, e qualcuno insomma ha sottolineato questa volontà del sindaco di Morrodoro di fare soprattutto cassa. Il sindaco ha risposto: siamo invece per la prevenzione. Era questa l'ultima notizia per quanto concerne il discorso legato alla cronaca, poi ovviamente anche sulla città si torna a parlare di Miss e quant'altro, ma ne abbiamo dato ampio spazio nella nostra ampia rassegna stampa di cronaca. Noi ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità, torneremo subito dopo con lo sport, perché abbiamo ancora 20-25 minuti per anticipare quella che sarà la domenica sportiva delle formazioni abruzzesi. A tra poco. Eccoci studio, siamo tornati. Buongiorno Abruzzo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Gustavo Bruno. Buongiorno a voi tutti. Il bicchierino dell'acqua. Il bicchierino è lì, anche disinfettato. Gustavo, giriamo il marchio. No, il marchio, infatti, non facciamo vedere. Diciamo, se no, non cominciamo. C'è il loghetto che nasconde tutto. Ah, ecco, insomma. Allora va bene. Gustavo, tu sei con noi la domenica, ovviamente. Un po' troppo. Questi, un po' troppo in video? Dovrei fare uno spot prima che finisce Buongiorno Abruzzo. Sì, perché martedì riparte la libera. Appunto. Facciamo dopo lo spot o facciamo Facciamolo subito? Vedere subito. Ho ripreso la bicicletta, però si è piegata perché sono aumentato di qualche chilo e quindi ho portato la traccia e la prova di quello che è successo. La ruota sarà sempre libera? La ruota sarà da martedì alle 7:30 con la collega Dorotea Mazzetta, che mancava questo tandem con me, quindi adesso da martedì alle 7:30. Tutti vogliono fare coppia con te? Perché siamo la coppia più bella, probabilmente. Diceva qualcuno. Quindi non ve lo dimenticate, martedì 7:30, ruota libera, il cerchione lo faremo aggiustare, però l'importante... Guarda, ti posso dire che ieri per Teramo in tanti mi chiedevano ma quando riparte? Perché hanno pronti già gli sms, quindi preparati a un bombardamento, tema province, ci sarà... Dodo di Sabatino. Addirittura, già inizia adesso. Altitonante. Ah, quindi ci dai qualche... è meglio parlarne. Dai. Ci mettiamo un po' l'assessore Campana. Facciamo prevenzione, come detto il sindaco di Morrodoro. Va bene. Abruzzo Sport, Messaggero, partiamo. Verratti da Parigi con amore, la salvezza ce la faremo e io presto sarò all'Adriatico a tifare. Bene. Questa è l'apertura di Orlando D'Angelo, non si spezza il fin col Pescara e dopo l'Azzurro Marco prepara anche il debutto in Champions League. Oggi Pescara si riposa, però sì. Si gioca in B. Eccolo qui. Lanciano, assalto all'Ascoli per centrare la prima vittoria, in difesa torna Menta, in porta l'esordio di Leali, in questo articolo di Luca Giancristoforo, i rossoneri ci provano con un tridente inedito. Come la vedi questo Lanciano-Ascoli? Beh, un derby, fra virgolette, improprio, però abbastanza delicato, perché tanti ex soprattutto, e il Lanciano non, credo che non si possa permettere un altro clamoroso passo falso. Però l'Ascoli già l'anno scorso ha compiuto per certi versi un miracolo, no? Sì. Con la salvezza, la penalizzazione e quant'altro. Ha un allenatore che è molto carismatico, quindi conosce molto bene la categoria. E il Lanciano deve stare tranquillo, non dare adito a sospetti o ai famosi nervi scoperti, perché sennò sono boomerang che si possono ritorcere contro lo stesso. Un po' l'inesperienza, insomma, perché parlare dopo la prima giornata o anche la seconda, i complotti, se ci vogliono far fuori ce lo dicono, mi sembra un po' un'esagerazione, quindi molta calma. E in B anche il punto serve per muovere la classifica, insomma. Sono d'accordo. È importante però. Seconda divisione, l'Aquila vuol conquistare il fattore dopo l'impresa della Rechi, i rosso-blu cercano il bis contro il Pontedera, in panchina non ci sarà però il tecnico Graziani squalificato, non succede nulla, sarà degnamente sostituito il tecnico Archimede Graziani, molto preparato.
Grato, debutto interno dunque per l'Aquila, e poi Chieti, l'occasione per scoprirsi grande oggi. Chieti-Salerno è una bellissima partita. Sentire che ci sono 6.000 spettatori, insomma, è da brividi. Poi Salerno ce lo ricordiamo, no? Cosa ha combinato negli anni in cui il Teramo era in Lega Pro, quindi una bellissima partita. Salernitana certamente nervosita per il 3-2 del turno precedente con l'Aquila. Con tante polemiche, che poi è andata anche bene, solo una multa. Quello ti volevo chiedere, c'è stata solo, abbiamo visto domenica il servizio, sì. Una multa. Insomma. Beh, Salerno è sempre Salerno, al di là della presidenza, lo dico, quindi che è un personaggio abbastanza tosto, ma qui si conferma ancora una volta, nel caso ci fosse bisogno, che la giustizia è come la gomma del ponte, capito? Lo allunghi o lo accorci secondo le necessità. Episodi simili a Teramo hanno dato anche tre. Ma anche perché si è visto chiaramente che l'arbitro è stato attinto da oggetti, quindi non so se fosse monetina o accendino. Quando si tocca l'arbitro, la giustizia sportiva ha delle sentenze che vengono protratte nel tempo e vengono riconfermate. Stavolta solo una multa significa che probabilmente abbiamo visto male noi. Abbiamo visto le nostre immagini un po' sfocate. Bravo. Va bene. Teramo, all'esame Gavorrano, Cappellacci replica al presidente. Allora, non so se hai ascoltato, i giorni scorsi il presidente Campitelli ha dichiarato al Messaggero voglio puntare ai playoff, punteremo ai playoff. Cappellacci, ovviamente con grande ironia, è un personaggio al quale non manca la capacità di saper ascoltare, ma anche replicare in maniera ironica, dotato, a mio avviso, di una certa intelligenza. Roberto Cappellacci, lui ha risposto così ieri al presidente. Noi abbiamo l'intervista, ve la facciamo ascoltare. Il presidente è un ottimista e poi per antonomasia il presidente ha sempre ragione e poi ognuno può dire quello che vuole. E io dico che al di là di quello che si possa poi dire sui giornali o si possa anche pensare, perché ognuno è libero di pensare ciò che vuole, io penso che noi dobbiamo avere prima di tutto, e questo lo dirà sicuramente anche il presidente, l'umiltà giusta di affrontare questo campionato duro. Noi in questo momento non siamo una squadra che può fare gol a chiunque, anzi noi nella manovra facciamo adesso un po' fatica perché di qualità nella fase offensiva non ne abbiamo tantissima, pur se ognuno dà il massimo e io sono stracontento dei giocatori che ho. Porsi adesso degli obiettivi per quello che mi riguarda non ha senso, perché dobbiamo ancora vedere che squadra siamo e che squadra siamo nel contesto di questo campionato soprattutto. Quindi se il presidente dice che l'obiettivo è i playoff, io aggiungo che sbaglia anche questa volta, perché l'obiettivo è vincere il campionato e arrivare primi. No, noi abbiamo recuperato qualche giocatore. Domenica ne sono entrati tre di questi che avevamo ai box. Avevamo perso Caidi, ma abbiamo anche Caidi, quindi le cose vanno per il meglio. Dispiace per Iazzetta, che un po' dispiace, un po' gli sta bene perché comunque è un dilettante. E quindi lui è arrivato in una condizione precaria e adesso sta pagando un pochino i suoi festini estivi. Non è sicuramente banale, Cappellacci è stato molto... Però un sorriso, un po' di verve, sembrava la predica dopo un funerale, una cosa insomma... Però lui ha questa barba insomma, non è un bel segnale. Subito? No, nel senso che quando si comincia a rispondere, tu sai poi che il presidente, il faraone, queste cose se le segna, capito? O se le segna qualcuno che lo informa, che lui paga e glielo racconta, per cui credo che sia... Guarda che lo informano anche su quello che dici tu, quindi stai attento. Ma nella storia vecchia, quando facevo Casa Teramo gli riferivano tutto, però estrapolavano le frasi, non per intero, vabbè, ma questa è la storia vecchia. È un'altra storia. Non è un bel segnale, perché significa insomma che quando due galli o galletti, famoso galletti hamburghese, si beccano all'interno di una società e poi queste cose vengono dette in televisione, credo che sia un momento negativo. Soprattutto, però è anche vero che Cappellacci deve gettare acqua sul fuoco, perché insomma deve, è una neopromossa sempre il Teramo. Per carità, io credo che come sta adesso non possa ambire a prendere parte ai playoff, che poi io possa essere smentito sta nei fatti, però non dimentichiamo che al di là dei tromboni che hanno detto buon pareggio, certamente, ma perdevi a Melfi 1-0, senza il calcio di rigore non so che sarebbe successo. Gavorrano,
che sta allo Sporting, già stavano passeggiando stamattina alle 8. Già controllato? Okay. Non è una squadra da prendere sotto gamba, perché è un ottimo reparto difensivo. Poi abbiamo Martina domenica, che non è Martina Dodo di Sabatino, ma è Martina Franca, che è un avversario storico del Teramo quando c'era Lega Pro. Anche se qualche problemino questa mattina l'ha avuto da di recente. Però ecco, questo battibecco che si poteva tranquillamente evitare potrebbe venire completamente sommerso in caso di una vittoria al di là del punteggio, che sia però una vittoria convincente, perché adesso il bicchiere è visto sia di qua che di là mezzo vuoto. Eh sì, troppo negativo. Però, no, è perché così, insomma, non è una squadra, secondo me. Siamo alla prima giornata, insomma, è ancora per presto. Per carità, però, insomma, secondo me una campagna acquisti è stata fatta in due tronconi, tant'è vero adesso ci rivolgiamo agli svincolati, significa che tutto quello fatto... Beh, fino al 15 c'è ancora tempo per sistemare. Quando è arrivato Zerbo, ho letto Zerbo, questo fantastico giocatore... Sì, un giocatore sul quale si puntava, e infatti, è vero. Che fine ha fatto? Non c'è più. Non c'è più, quindi... Andiamo sul Lanciano. Sì, andiamo. Il Lanciano vuole la sua prima vittoria, potrebbe essere la giornata di esordio. Siamo sul quotidiano Il Tempo, Alessio Giancristoforo per il portiere juventino Leali. E poi in basso, palla a mano, ecco qui, Viskovic, un nuovo gioiello per il Teramo. Il nuovo corso della tecnoelettronica si fonda essenzialmente sulle potenzialità offerte dal vivaio. Credo che sia una scelta giusta quella fatta. Cosa migliore. Della tecnoelettronica. Comunque è arrivato questo giocatore di lusso, Gonzalo Viskovic. E poi vi segnaliamo, ecco qui, il Chieti riceve una Salernitana furiosa nell'articolo di Ludovico Raimondi. E poi Lotito non ha pazienza, Galderisi già avvertito. Insomma, vabbè, Ludovico sottolinea questo. Siamo nella norma, perché Lotito è che vuole vincere, e poi quando hai la pressione di 6.000 persone riescono a condizionare, insomma, sia la presidenza che la gestione dell'incontro in se stesso. Quindi Chieti Salerno sarà una bella partita, mi auguro che sia tranquilla, perché sai, insomma, i tifosi sia di qua che di là, noi ne sappiamo qualcosa, sono abbastanza frizzanti. Caldi, meno male che hanno tolto la tassa sulle bollicine, sennò chissà che cosa poteva succedere. Panoramica sulle formazioni: L'Aquila debutto in casa, Chieti il dubbio Vitone, Teramo rientra Petrella, Morante uomo di punta. Bravo. Del Campobasso. Ecco, su Morante, sono alcune settimane che tutti i calciatori che sono stati a Teramo finiscono sui giornali: Momentè, Morante, Terlizzi per il famoso rigore. Quindi insomma abbiamo fatto la storia, che se ne possa poi dire sugli errori fatti, la mancata iscrizione, tutta la telenovela con Polverini e qua, però questi sono stati, sì, Morante, a Teramo. Morante, 4 volte in gol tra Coppa Italia e campionato, il punto di riferimento. Questa è storia, quindi possiamo... Serie D ne parliamo? Serie D, sì. La Miternina attesa dalla corazzata Samba, sì. La squadra aquilana dovrà vedersela con una delle formazioni più quotate del girone, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, trasferte laziali per San Nicolò e Angolana, che si scontreranno con Fidene e Marino. Il Celano invece giocherà in casa contro Olimpia Agnonese, mentre per quanto riguarda il Giulianova poi ne parleremo. Ancona Jesina 1-1. Ancona Jesina, giustamente 1-1. Gol iniziale di Borrelli. Borrelli che si conferma giocatore di gran qualità. Ancora una volta probabilmente. Come le vedi queste partite? San Nicolò in trasferta domenica, non troppo fortunati. Sì, manca ancora qualcuno, no? Qualche infortunio. Purtroppo Capparella è infortunato. Esatto. Rientrerà Petronio. È importante però smuovere la classifica, perché altrimenti si lavora male. Perché dopo cominci i nervosismi. Infatti lo dice, ecco qui, siamo sulla città. Qua. San Nicolò a Fidene in emergenza, mister De Amicis, dobbiamo osare. Ma sentito, visto. Ha sentito, vedi, vi siete quasi messi d'accordo. Anche qui, Alessandro De Miglio sulla città, la Tecno lancia il laboratorio Teramo, il progetto della società biancorossa per confermarsi al vertice, giovani del vivaio affiancati da elementi esperti. Quindi e non poi... solo il modello Teramo, anche il laboratorio Teramo. Mi piace, vedi? Però come bello, sì, a livello di comunicazione è molto efficace. Sembra... Andiamo in eccellenza? In eccellenza. Giulianova all'esame del Montorio, Alba Adriatica, Sant'Egidio e Sidergli. A Tossicia e si lancia in vetta alla classifica. Bella partita, ho letto che hanno invaso Montorio, perché a Montorio, ho detto fra le righe, si mangia anche bene, quindi è una trasferta che dovranno fare passando dalla 150, perché la polizia ha consigliato così, fra virgolette. Chiariamo, per i nostri telespettatori, la 150 è a Valvomano, ecco. Quindi da Roseto, Bivio Cologna si deve girare a destra, per i giuliesi è un po' difficile girare a destra, però bisogna girare a destra per forza, e andare all'impianto di Montorio, cittadina che è molto sportiva, fa calcio da tanti anni, ambiente tranquillissimo, si mangia bene, sia dentro il paese che nelle immediate vicinanze dello stadio. Partita
importante, perché in Coppa già hanno preso un paio di sberle e sono usciti, quindi per vincere devi certamente fare il risultato anche a Montorio. Però fa senso vedere che poi dici Giulianova a Montorio, è città di Giulianova, ma è sempre Colonia. Gli hanno cambiato nome, ma è sempre la stessa cosa. Sì, tremendo, no, viene da Colonia, capito? Alba Adriatica, Sant'Egidiese, derby degli ex, oggi questa è una bella partita, altra nobile decaduta, facciamo un pronostico? Sì. Alba Adriatica, beh, gioca molto bene, no? Dicevi tu, non ha mai... cambiato allenatore, Serafino comunque io... è in gamba. Ah, sì, sì, è bravo. Beh, io punterei sul un colpaccio della Sante, perché non può essere questo periodo ma negativo. Già Alba Adriatica non ti sopportavano. Beh, non ci vado al mare io, Alba Adriatica. Non ci vai al mare, ok. Quindi Alba Adriatica Sante. Torniamo sul quotidiano Il Centro, anche per lo sport, rapidamente. Marinelli, parla Vincenzo Marinelli, ex presidente, uno dei punti di riferimento a Pescara. Il Pescara merita fiducia, tante novità, molti stranieri, c'è bisogno di tempo. Sì, questo è anche un qui, discorso giusto, sì, però sì, no? Sì, però anche qui troppe polemiche sullo stadio, la lista dei 150. A proposito, ecco, la lista dei 150, abbiamo letto sì, prima. Sì, sì. Il campo che è arrivato, che è stato messo in vendita, è un film che abbiamo già visto. Credo che tutto questo venga fuori dai risultati negativi che ci sono stati, 0-6-0-6. Nel 0-3 più 3 è 6 e quindi c'è un po' di nervosismo. Stroppa credo che sia, per citare Don Abbondio, un vaso di coccio in un carro pieno di vasi di ferro, e quindi è chiaro che Marinelli frena, però ci vuole adesso molta accortezza. Sebastiani, che è una persona che non conosco ma stimo perché ha creato un impero economico non di poco conto, dovrà essere molto bravo nel gestire questo momento particolare. Non dimentichiamo che quando qualche anno fa il Pescara stava per scomparire, in 3.500 fece la marcia dal porto sotto al comune, cioè lì è una tifoseria che nous et manu, il famoso detto loro, quelli non scherzano, quindi attenzione, perché se si girano le scatole ai tifosi ultras non so cosa può succedere. Però Marinelli dice secondo me una cosa molto giusta, bisogna dimenticare la squadra e il gioco dell'anno scorso, certo, e abituarsi a nuove dimensioni, certo, non si può vivere assolutamente pensando a zero. Ma fino a 3 anni fa ti ricordi quando c'era un allenatore che andava male, facevano i cori Galeone, cioè non si può vivere di ricordi. Pure noi siamo finiti sulle pagine sportive dell'Unità, il miglior calcio d'Europa, però poi abbiamo avuto 3 anni di bagno di umiltà e adesso stiamo seguendo queste primi passi in Lega Pro. Insomma. C'è una buona notizia proprio di Pescara, sponsor sulle maglie, crescono gli introiti, questo è un interessante specchietto sulle sponsorizzazioni della Serie A. Pescara, il main sponsor, Acqua Santa Croce, 800.000 euro, Risparmio Casa 600.000, in Serie A i ricavi sono lievitati del 10% rispetto alla passata stagione. No, restando sul Pescara, sicuramente girano molto di più, sono più introiti, però credo che questa di Dinisio, vicepresidente del Consiglio Comunale, sia una richiesta più che giusta, sì, più però che legittima, no? Fuori la lista di questi nomi, perché ci si fa populismo. Sì, però da tempo, insomma, quando una squadra vince un campionato, così, per una serie di circostanze, ha mandato sempre le tessere di ingresso libero agli enti, al comune, però alle persone. Però pretenderle un po' troppo. Beh, no? Insomma, quella è una cosa, sulla privacy, io mando la tessera a chi voglio, poi sta a lui decidere se utilizzarlo oppure, se non è nominativa, cederla a un altro. Insomma, qui chiedere la lista mi sembra un po' esagerato, però quando nel pallone poi entra la politica non va bene, e questo riguarda anche quando per esempio c'è una sentenza sfavorevole e si va al TAR. Io penso che il calcio doveva restare fuori dalle aule di tribunale ordinario, fare tutto all'interno della giustizia sportiva che esiste da quando è stato inventato il pallone, quindi insomma. Segnaliamo sul Centro sempre Gautieri che cambia il Lanciano, voglio più concretezza. Testa l'Aquila 3 punti per conquistare i tifosi, il tecnico Graziani conferma, giustamente, aggiungiamo noi, l'11 vittorioso alla Reghi, e poi Cappellacci teme il Gavorrano e rispolvera Petrella in questi articoli del quotidiano Il Centro. Vi ricordo che oggi inizierà, scatterà anche il campionato di promozione, ieri ci sono stati 2 anticipi, sì, sì, Mutignano-Paterno 0-0 e Caldari-Moscufo 0-2 per quanto riguarda il campionato di promozione. Sul quotidiano Il Centro, eccolo qui, soffermiamoci anche sull'eccellenza, sul Mona, ecco il bomber Scandurra, il Giulianova cerca conferma Montoro, della Cioppa al Francavilla. E poi Chieti, c'è Vitone per il bis, seconda divisione, i neroverdi contro la Serenitana per ripetere la prova convincente col Pontedera. Vitone è un altro calciatore che secondo me probabilmente andava trattenuto. Ottimo giocatore. Beh, per Vitone ne abbiamo presi altri 4-5 per sostituirlo e forse ancora non troviamo il giusto sostituto. Quindi vabbè.
ognuno Gustavo, poi si regola. Sono le 10 esatte in questo momento. Ieri ti devo, abbiamo un paio di minuti ancora. Ieri con Antonio D'Amore parlavamo di sagre, no? Sì. Di questa tendenza a specializzare sempre di più le sagre. Poi abbiamo detto domani con Gustavo magari torneremo sull'argomento. Sei per queste sagre allargate? Forse in estate un po' un proliferare eccessivo. No, poi stato, quando no? C'è questo accavallamento che infastidisce un po', per esempio con le Dara Campi, no? Hanno fatto quasi apposta a fare nello stessi giorni due sagre importanti, in due location, si dice così, decisamente interessanti, Campi e quella frazioncina di Colledara. Secondo me ci va messo un po' di ordine, perché insomma anche sulle sagre bisogna starci attenti, perché se, fin quando si reclamizzano prodotti locali va bene, quando invece per esempio facciamo la sagra del calzone, i calzoni li compriamo all'ingrosso e sono già congelati, di calzone lì c'è un po' poco. C'è una sagra che ti è piaciuta in particolare quest'estate? Tanto è pubblicità. Beh, a un comune io, qualsiasi. Io insomma, anche se magari adesso è in un periodo di calo, faccio una visitina alla zona di Atri, dove c'è il pesto caso a caso, l'ideale in quella zona lì, dove sono stato sempre molto molto bene. Ho abbandonato la Val Vibrata, tipo la sagra salsicciturana e quant'altro, perché l'eccessiva confusione, l'eccessiva fila infastidisce. Anche se la qualità resta. Resta sempre quella, come quella di Campovalano, bellissima saga. Però io sono affezionato a Casoli per tanti motivi, per cui ho frequentato anche quest'anno. Però mi rendo conto, insomma, che secondo me andrebbe fatto un albo, no? D'oro, mettendo il famoso marchietto alle sagre, mirando soprattutto su quelle un po' più consistenti che si ripetono negli anni e valorizzarle sempre di più. Perché, ripeto, il calzone è ottimo, però se lo confezioni che è già congelato, senti i granelli di ghiaccio quando ammascico o mastichi, per quelli che hanno fatto le scuole grosse. Prima di salutarci, la prima pagina del Corriere, vi voglio segnalare il clamoroso Jovetic, clausola anti-Juve, ok, la Fiorentina tratta col fantasista il nuovo contratto, rescissione a 40 milioni ma vietata per i bianconeri. Sono queste schermaglie. Interessante però, il Corriere dello Sport, la nostra inchiesta, gli stadi pieni in tempo di crisi, lo strano fenomeno del calcio italiano. Beh vabbè, ma serve anche per tenere buoni i tifosi la domenica pomeriggio, quella è anche una questione di ordine pubblico. Se non vai allo stadio che fai? Quindi voglio dire, al di là di tutto. Eccolo qui, abbonamenti, il calcio regge, Roma e Juventus le neopromosse, corsa alla tessera, crolla invece il Milan, pensate il Milan, meno 8.000 abbonati, sono più 2.000, più 7.000 a Roma l'effetto vabbè, Zeman. E purtroppo Teramo 70 abbonati, L'Aquila 80 abbonati, ne risente il calcio minore da certo, questo punto di vista. La Serie A e Serie B tira sia come visione di televisiva, come sponsorizzazioni, come contributi. E quello poi se ne risente, insomma, ovviamente. Tutto un carrozzone. Allora, la tua ruota è sempre lì. La mia ruota è sempre qui. Da martedì ricominciamo alle 7.30 con Dorotea Mazzetta, brillante e valida conduttrice. Che noi salutiamo, vedete, perché domani mattina torna prima di tutto. Ah, ecco, vedi. Alle ore 7 partirà l'Inno Nazionale, che l'Inno Nazionale partirà anche domani sera, nel nuovo settimanale sportivo di Teleponte. Fuori campo vi proporremo tantissimi servizi sulla Lega Pro, sulla Serie D, ma oggi intanto Studio Stadio alle 14.40. Ci seguirai? Ovviamente. Ci seguirai e poi stasera... Sono a Isola, ma... Anche da Isola. Sul 15. Sul 15 non c'è problema. Oh, nella montagna siete. Ah, siete visti perché in una performance a Frattoli ho ricevuto un sacco di complimenti. Quindi, a Frattoli, San Giorgio, zona Crognareto. Quindi al di là di quello che ho letto, insomma, il 15 si vede molto Bruno bene. Stavo Bruno è un po' un tester del segnale anche. Perché un signore molto gentile con cui ho fatto una merenda mi ha detto arrivederci, tanto io la vedrò in televisione, ma fisicamente non ci vedremo più. Ma è una bella cosa, insomma, saluto, non ricordo il nome. Comunque vicino Frattoli, il signore che capirà di che sto parlando di lui. Buona domenica a tutti. Forza, chi deve vincere, insomma. Noi vi ricordiamo 14.40 Studio Stadio, questa sera non perdete Game Over alle 19, avremo hai distrutto anche cascata la ruota. La bicicletta. È caduta la bicicletta. Avremo anche un ospite particolare, non anticipiamo, anzi lo vogliamo dire. Diciamolo, dai. Avremo Luciano Campitelli, presidente del Teramo Studio, che ci ha assicurato la sua presenza, quindi alle 19 qui con noi. Non cominciare con la prima domanda, cosa ne pensa presidente di quello che ha detto? No, assolutamente, parliamo di calcio, Non speriamo. Parla di televisione, solo di calcio, non mischiare le due cose, capito? Gustavo lo possiamo mandare via. Bravo. Allora, grazie a Giancarlo Rapagnà, il nostro tecnico, grazie davvero a questa voi. Mattina impeccabile, precisissimo, noi vi diamo appuntamento alle 14.45, buona giornata e grazie per averci buona seguito. Buona domenica.